Ora passiamo alla seconda parte del problema, cioè la distanza dalla sorgente al punto B, dove il livello sonoro è la metà che in A. È un po' il procedimento inverso di prima, dobbiamo calcolare prima il livello sonoro e la metà di A, quindi in A era 116 decibel, in B sono 58 decibel. Decibel lo posso anche togliere, è un'unità di misura fittizia. Dal livello sonoro devo ricavare l'intensità sonora in B, quindi è il procedimento inverso rispetto a prima, e una volta che avrò l'intensità sonora in B potrò ricavarmi a quale distanza ci troviamo dalla sorgente, utilizzando la formula dell'intensità sonora che tiene conto delle proprietà della sorgente, cioè la potenza emessa dalla sorgente diviso l'area di una sfera di raggio RB. Calcoliamo quindi l'intensità sonora in B, innanzitutto dividendo 58 diviso 10, 5,8, rimane questo logaritmo. Facciamo la formula inversa del logaritmo, che è 10 alla, quindi la potenza di base, l'elevamento a potenza di base 10, 10 alla log si semplificano e quindi rimane a destra IB sui 0, lo facciamo apposta per togliere questo logaritmo. IB è la nostra incognita, quindi ricaviamo IB moltiplicando i 0 per 10 alla 5,8, ricordiamo che i 0 è la soglia di udibilità che ha questo valore, quindi otteniamo IB 10 alla meno 6,2 watt al metro quadrato. Questa è la formula che dicevamo prima, e cioè che l'intensità sonora in B la trovo dividendo la potenza emessa dalla sorgente, che ancora non conosco, diviso l'area di questa superficie sferica di raggio RB. Quindi c'è una superficie sferica di raggio RB che non conosco. Da qui troverò appunto il raggio incognito RB, ma prima devo calcolare a parte la potenza emessa dalla sorgente. Me la calcolo utilizzando questa formula che non avevamo utilizzato all'inizio, e cioè ricavo la potenza emessa dalla sorgente conoscendo l'intensità sonora in A, che prima ho calcolato, 0,425 watt al metro quadrato, e l'area di questa superficie sferica, 4π greco RA alla seconda, di raggio 3 metri. Quindi in pratica devo fare la formula inversa di questa, ricavo P, moltiplicando quindi l'intensità sonora in A, questo valore, per la superficie sferica di raggio 3 metri, eccolo. E quindi trovo quant'è la potenza emessa dalla sorgente, sono 48,1 watt circa, ecco qua. Questa potenza la vado a sostituire qui e con la formula inversa trovo la distanza tra la sorgente e il punto B. Quindi RB alla seconda, basta fare la formula inversa e ottengo questa espressione, poi faccio la radice quadrata per trovare il raggio RB. 10 alla meno 6,2 l'ho portato al numeratore con il segno più, all'esponente, e i watt si semplificano, rimane metri quadrati sotto radice, quindi la soluzione sarà espressa in metri. Viene 2462 metri, circa 2,46 km. In questo problema c'è un po' tutto, tutte le formule, i concetti che abbiamo visto sull'intensità sonora e il livello sonoro. Infatti ci sono entrambe le formule per calcolare l'intensità sonora, a partire dalle proprietà della sorgente e delle superfici sferiche, ma anche a partire invece dalle proprietà del ricevitore, cioè del microfono. E noi siamo partiti proprio da questa seconda formula, perché avevamo i dati non qui, ma li avevamo nella seconda formula. Poi in questo esercizio si passa dall'intensità sonora al livello sonoro, con questa definizione, ma c'è anche il procedimento inverso, cioè conoscendo il livello sonoro si ricava l'intensità sonora. Quindi qui abbiamo dall'intensità al livello sonoro e qua abbiamo al contrario, dal livello sonoro all'intensità sonora. E infine abbiamo utilizzato anche quest'altra formula che ci dà la potenza emessa dalla sorgente, e quindi quanta energia la sorgente emette ogni secondo. Così come abbiamo utilizzato anche quest'altra formula, questa, che è simile alla prima, solo che mentre questa è la potenza emessa dalla sorgente, quanta energia emette al secondo, quest'altra formula invece rappresenta la potenza assorbita da un ricevitore, cioè quanta energia il ricevitore assorbe al secondo. Energia assorbita al secondo, energia emessa al secondo.